Ultimamente la città di Roma mostra le proprie rughe non soltanto ai turisti, ma soprattutto ai suoi cittadini, segnali di progressivo degrado di diverse zone della città, fenomeni che non interessano soltanto la periferia della capitale, ma da qualche tempo anche aree della città come il Villaggio Olimpico soffrono di una crescente incuria dell'amministrazione. Vogliamo guardare in faccia la realtà, hanno tagliato tutto quello che potevano tagliare sulla pubblica sicurezza, sulle cose, non c'è una manca a benzina, si sente dire, quindi uno non può rivendicare sempre così demagogicamente, questo è una cosa da quando ero piccolo, dall'epoca di Nerone che si dice, lo Stato ci deve. Bisogna pure prendere un po' l'iniziativa, perché noi per esempio la settimana scorsa siamo andati lì al parco giochi e abbiamo pulito tutta quanta il parco. Escono fuori a Vallelunga stanno come corrono con quelle macchinette, le parolacce che dicono, le cose che buttano per terra. Strade dissestate, incuria delle aree verdi, mancanza di servizi, controlli da parte delle forze dell'ordine insufficienti, problemi che hanno destato nel quartiere non pochi malumori, cittadini che esprimono la loro indignazione verso il progressivo degrado del Villaggio Olimpico. Entra in Italia tutti questi ragazzini messi sul marciapiede sotto all'appartamento. Lì a Palmino Togliatti non si può passare dal casino che c'è. Allora le mano sta a guardare, invece da guardare questo, guardarsi tutta la cosa che c'è da fare in Italia. All'incuria, insomma, un capoccione dell'AMA ha deciso che i cestini non ci devono più stare. Quindi logicamente la gente, soprattutto che c'è una folta comunità di slavi, insomma, di gente un po' sbandata così che si imbriacano. E buttano tutto per terra, capito? Compromessa quindi la vivibilità di una zona culturalmente significativa per la capitale. Basti pensare che proprio all'interno del Villaggio Olimpico si svolge la Fiera del Cinema di Roma, evento che attira i riflettori di tutto il mondo e importanti personalità. Nonostante ciò, purtroppo, i cittadini sembrano essere stati abbandonati a loro stessi dalle istituzioni di cui invece pretendono un intervento.